Zelensky mi sembra un personaggio molto pericoloso. Sta facendo una campagna che in realtà produrrà distruzione e morti nel suo popolo, di cui pare non essere molto interessato. E quindi io credo che oggi Zelensky sia uno dei principali ostacoli alla pace. E inviterei, se possiamo dirlo, inviterei Putin a fermarsi, dichiarare unilateralmente una tregua e dirsi disposto ai negoziati in una località terza, no? Quindi che non sia legata né alla NATO né alla Russia, e avviare dei negoziati. Fare questa prova, fermarsi ora e vedere che cosa succede. Però noi dobbiamo ricordarci che questa guerra, al di là di tutto quello che stiamo dicendo, è una guerra degli Stati Uniti contro l'Europa. L'Europa è l'oggetto vero di questa guerra. Gli Stati Uniti sono interessati a spezzare i legami tra l'Europa e la Russia e in prospettiva con la Cina. Gli Stati Uniti hanno difficoltà a capire che il mondo unipolare nato dopo il 1989, dove c'era una sola superpotenza, una sola moneta, una sola lingua, sta cambiando. Oggi c'è di fatto un multipolarismo e non c'è dubbio che Putin, del quale si può dire tutto il peggio che vogliamo, è quello che ha Ok, restituito dignità e spazio alla chiaro. Russia che era messa da, stata Io messa da non capisco parte. una cosa.